Nella sala cultura della sede centrale della Banca Montepruno di Rossigno, qui a Sant'Arsenio, alle mie spalle, è stato presentato il nuovo cartellone teatrale della manifestazione Teatro Amore Mio, giunto alla 13ª edizione, fortemente voluto dalla Banca Montepruno di Rossigno in partnership con il Comune di Pol. Questa nuova manifestazione organizzata dall'associazione Teatro Amore Mio di Pol è giunta appunto alla 13ª edizione, ogni anno quindi con maggiore successo. Quest'anno numerose le compagnie provenienti dalla Campania, e con particolare attenzione anche alle compagnie teatrali del Vallo di Diano. Dal 25 di ottobre, domenica prossima, praticamente alle ore 18 presso il centro sociale di Don Bosco, villaggio San Pietro di Pollo, naturalmente, questa 13ª edizione, ci saranno 12 compagnie che praticamente si alterneranno tutte le domeniche fino al 17 di gennaio, in cui ci sarà il debutto con il nostro nuovo lavoro, Scarfalito di Edoardo Scarpetta. La nostra compagnia sarà nell'ultima domenica, si esibirà, e poi durante le varie domeniche ci saranno varie compagnie che verranno un po' da tutta la Campania, però naturalmente noi abbiamo anche preferito nelle ultime domeniche le compagnie appunto del Vallo di Diano, che siamo praticamente, per così dire, anche un po' gemellati, vedi un po' come la Cantina delle Arti del maestro D'Arco, Enzo D'Arco, e i ragazzi di San Rocco di Franco Freda. Un'importante iniziativa che presentiamo stamane qui presso la Sala Cultura della nostra sede amministrativa, un'importante rassegna teatrale. Oltre a valorizzare i talenti, è importante soprattutto valorizzare l'aspetto culturale del territorio, e siamo davvero soddisfatti, come dicevi tu prima giustamente, di proseguire su questo percorso anche da diversi anni con l'associazione Tempo e Memoria, e stamattina abbiamo voluto proprio fare una conferenza per lanciare sul territorio questo nuovo cartellone, questa nuova rassegna 2015-2016, dove ci sono numerose ed importanti novità.